Alessio, in cosa questo ispettore Stachi è diverso dagli altri per te, che ha il compito di lavorarci vicino, insomma? Beh, è un ispettore particolare perché ha dei metodi tutti suoi. È una diciamo, persona che ama molto il, il contatto umano e quindi, per fare un esempio, eh, sta poco in ufficio, preferisce diciamo, stare in osteria a, a capire e a cercare di individuare quelli che sono gli indizi per poi risolvere il caso. Quindi è un po' un ispettore sui generis, se vogliamo. Ecco parlaci un po' del tuo personaggio e del rapporto che li lega, perché comunque è lui che lo aiuta proprio attivamente, anche in, nel primo episodio abbiamo visto proprio attivamente il senso <ride> fisico, a risolverlo. Sì, 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 è Fabio Guerra, che è il mio personaggio, è diciamo, è il braccio di, di Stuchi insieme a. A Ilaria Landrulli, interpretata da Laura Cravedi. Il mio personaggio è un personaggio che porta, si porta dietro una, una leggerezza, è un po' stralunato, molto spesso fuori luogo. E quindi diciamo, questo atteggiamento a volte può creare un po' di, di conflitto diciamo, in, in stuchi che bonariamente lo prende anche. Prende anche in giro, però, nonostante questo è una persona molto fidata e anche lui ogni tanto ha delle intuizioni giuste che aiutano eh, quelle che sono le indagini e anche la ricerca del, dell'ispettore. Ecco, una serie tratta da dei da, libri. Eh, hai avuto modo di leggerli prima, come ti sei preparato per il personaggio? Ma ho dato sì, una lettura a quelli che sono i romanzi di Fulvio Erbas. E, ma, diciamo che nell'approccio al personaggio abbiamo lavorato molto con, 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 con il regista eh, per trovare una linea eh, di equilibrio tra appunto una, una sorta di credibilità rispetto al fatto che il personaggio di, di Fabio Guerra porta una sorta di, di linea un po' più eh, diciamo leggera eh, e che si contrappone poi a, alla linea del giallo, eh, che è diciamo, la, la struttura principale della, della, della serie. Una tendenza negli ultimi tempi della serialità, in particolare della Rai, è andare a raccontare la provincia. Qui lo vediamo molto bene, e, paradossalmente proprio la provincia dove vi trovate voi, perché prima c'era Teresa Battaglia. Insomma, grandi successi. Secondo te, perché la provincia è diventata così affascinante, magari rispetto alle grandi città? Perché la provincia, come dici tu, è affascinante. Eh, ci sono tantissime città in Italia che eh, insomma, oltre a, ad essere bellissime dal punto di vista paesaggistico si portano dietro delle tradizioni eh, interessanti a livello antropologico noi abbiamo girato a, a Treviso, io per esempio non c'ero mai stato e mi sono innamorato di, di, questa, di questa città e questo eh, diciamo eh, parallelamente <coughs> aiuta anche <coughs> a raccontare l'aspetto umano, no? eh, nella struttura in cui noi ci concentriamo sulle eh, indagini, eh, noi eh, andiamo a indagare eh, l'essere diciamo, umano, umano e le motivazioni che hanno portato eh, diciamo, l'assassino a compiere quel, quel gesto. Grazie mille.